Ciao ragazzi, sono Dario e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi farò una recensione su un'altra opera scritta sempre dal grande Isaac Asimov. Il libro in questione è I robot dell'alba. Terzo libro del ciclo dei robot e anche penultimo libro di questo interessantissimo primo ciclo di Asimov, pubblicato per la prima volta nel 1983 e mentre in Italia ci viene proposto sempre da Oscar Mondadori al prezzo di 8,40€. Un libro un po' più cicciottello rispetto agli altri due, infatti in questo caso abbiamo un totale di 484 pagine, un libro quindi molto più lungo, molto più profondo e per certi versi anche più cervellotico rispetto agli altri due, ma ugualmente apprezzabile, anzi per quanto mi riguarda è forse uno dei libri che mi ha maggiormente colpito di questo scrittore. Quindi passiamo subito alla trama. Il romanzo si apre quando Elia Baley, insieme al figlio e ad altri terrestri, si stanno allenando all'esterno delle città per vincere la propria agorafobia. In questo momento Baley viene convocato con urgenza a Washington in quanto viene richiesto il suo intervento per vie diplomatiche proprio dal pianeta Aurora, il pianeta più grande e importante dei mondi spaziali. Qui è stato commesso un roboticidio, in pratica è stato ucciso mediante un blocco mentale proprio un robot, Erjander Pannell, un robot umanoide del tutto identico all'amico Danilo Laiva. Nelle vicende sembra essere implicato il roboticista Han Fastolf, creatore dei due robot e già conosciuto da Baley nel primo libro del ciclo dei robot Abissi d'acciaio. Baley quindi partirà per la volta di Aurora, affiancato nelle indagini sempre dall'amico Danilo Laiva e anche da un altro dei robot di Han Fastolf, Ergiskard Reventlov, un robot che però ha delle sembianze non del tutto antropomorfe. La disattivazione di un robot non viene considerato un vero e proprio reato, però l'intervento di Baley viene richiesto con molta insistenza da Fastolf, il quale teme delle ripercussioni politiche sul caso. Da diverso tempo infatti il governo terrestre veniva aiutato e quindi appoggiato proprio dal partito di Fastolf, altamente favorevole a un'espansione nella galassia da parte dei terrestri. Proprio su Aurora Baley incontrerà nuovamente Gladia, il cui robot ucciso faceva parte proprio del suo staff. Inoltre incontrerà anche Kelden Amadiro, il principale oppositore politico di Fastolf, nonché il capo dell'istituto di robotica del pianeta Aurora, ma sensibilmente meno dotato del rivale. Amadiro infatti è altamente contrario a un'espansione nell'universo da parte dei terrestri, anzi preferirebbe quasi un'espansione da parte dei robot umanoidi, che però non è in grado di costruire. Alla fine Baley svelerà il mistero davanti al presidente del pianeta, il quale si rivelerà soddisfatto delle spiegazioni del terrestre e sarà quindi molto più favorevole nei confronti del progetto attuato dal partito di Fastolf e quindi per la Terra sembra prospettarsi un periodo di ulteriori benefici. Durante le indagini Baley scoprirà inoltre che il robot Giskard Reventlov sembra essere dotato di doti telepatiche che gli fanno precedere i pensieri degli esseri umani e che quindi sarà anche in grado di dirigerli verso la retta via. Giskard, seguendo le tre leggi della robotica, ha concluso che il destino migliore dell'umanità è proprio quello di effettuare un'espansione nella galassia da parte dei terrestri, i quali, vivendo in un mondo sovrappopolato, saranno anche desiderosi di maggiore spazio. Giskard non ne farà parola con Baley, anzi apporrà proprio sul terrestre un blocco mentale per evitare che egli, scoprendo questa cosa, magari ne riveli il segreto. Con una mutua quindi convinzione da parte del robot di assistere a una nuova alba dell'umanità. Come ho già detto, questo lo considero uno dei migliori romanzi scritti da Asimov, di sicuro il miglior romanzo del ciclo dei robot. Scritto quasi 30 anni dopo gli altri due libri, troviamo comunque gli stessi personaggi che però vengono definiti e anche descritti in maniera molto più approfondita e di sicuro diversa dal punto di vista caratteriale rispetto ai libri Abissi d'acciaio e Al sole nudo. Quindi vediamo che Asimov ha creato una vera e propria metamorfosi dei personaggi, rendendoli anche più maturi e capaci anche di ragionamenti molto più cervellotici, molto più complessi. Infatti questo è di sicuro uno dei romanzi più complessi per quanto riguarda tutte le indagini e le congetture. Quindi di sicuro uno dei migliori libri di Asimov, che si può leggere sia come libro a sé stante, ma che ovviamente si apprezza meglio se si sono letti anche gli altri due precedenti. Quindi chi
chi non l'ha fatto, magari vi invito a vedere le altre due recensioni e quindi anche a provare questi fantastici libri di fantascienza che però possono essere considerati anche dei gialli polizieschi. Quindi un libro consigliatissimo che io ovviamente spero di aver convinto a coloro che hanno, tutti coloro che hanno visto questa recensione. Quindi questo è tutto, ci vediamo con un prossimo video dove vi farò la recensione dell'ultimo romanzo del ciclo dei robot. Alla prossima, ciao ragazzi!